Ci sono i Maneskin su RTL 102.5, 8:26 minuti. Allora, viviamo un periodo di grandi cambiamenti nelle nostre città e ne parliamo spesso, è capitato anche in linea diretta durante la prima ora di Non Stop News, no? Capita di parlare di limiti orari a 30 appunto chilometri orari, oppure aumento della piantumazione nelle città, mobilità sostenibile. Tutte queste cose ci portano a domandarci come deve essere la città del futuro, quali caratteristiche e quanto noi in Italia siamo predisposti verso questi cambiamenti. Proviamo a capirlo insieme a Pier Giorgio Olivetti, segretario generale di Città Slow, che è una rete internazionale di comuni virtuosi proprio dal punto di vista del buon vivere. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a te, a tutti. Grazie. Buongiorno. Allora, chiediamo al segretario Olivetti intanto da che punto stiamo partendo, cioè come stanno e come sono rispetto proprio alla sostenibilità, al miglior vivere le città italiane, e se se ne individua qualcuna che è un po' più avanti. In generale devo dire le città italiane, metropoli, parliamo delle metropoli, sono diciamo a mezzo livello tra gli estremi, parliamo di sostenibilità, di impronta ecologica, no? I tecnici parlano di ecological footprint, pensiamo che Tokyo ha il numero 37, ovvero ci vogliono 37 territori grandi come Tokyo per rifornire di energia, di commodities, di tutto quello che serve l'area metropolitana di Tokyo. Diciamo che le città metropolitane sono a metà tra il massimo e il minimo, in realtà possiamo fare molto di più e Città Slow insegna, cioè noi oggi parliamo del buon vivere per i quartieri delle grandi città metropolitane, in sostanza con il progetto Città Slow Metropolis. Certo. Segretario, mi colpiva molto leggere nelle scorse ore, negli scorsi giorni, questo modello urbano sostenibile basato su una regola che è quella della città dei 15 minuti. Riusciamo ad approfondire un attimo questo tema? Sì, il tema 15 minuti è importantissimo sia dal punto di vista specifico, naturalmente collegato con la lentezza positiva e anche la possibilità di avere tutti i servizi a portata di mano. È stato lanciato da Carlos Moreno, un professore che l'ha teorizzato per la prima volta in Spagna, a Barcellona e poi a Parigi certamente, ma mi scusi il professor Carlos, ma questo tema esisteva già oltre 20 anni fa. Ne fa fede il professor Ezio Manzini, proprio italianissimo, che lo ha testimoniato in Italia e del comitato scientifico di Città Slow. In sostanza si tratta di è un po' Golia che impara da Davide, cioè per capirci, nel senso che le piccole città, le piccole comunità dei territori italiani, ma anche europei e mondiali, noi Città Slow siamo circa 300 in 33 paesi, hanno cominciato a insegnare ai quartieri delle metropoli. E questo che significa? Significa che vuol dire fare la città di città, una città grande di tante piccole comunità che hanno dei servizi e anche delle aree verdi, naturalmente hanno tutta una serie di elementi, la mobilità sostenibile, hanno la possibilità di accedere e di scambiarsi servizi. E questo lo fanno dentro i quartieri. E questo è il modo di ripensare anche la metropoli. Cioè uno in 15 minuti, segretario, in 15 minuti uno deve avere accesso a tutte le cose principali che offre la città. È questo il senso del minutaggio? Esatto, 15 minuti è un po' un payoff, diciamo, che attrae e attira. In realtà possono essere anche 30, l'importante è avere il concetto di avere i servizi ovunque, e questo è importantissimo perché ci sono spazi urbani verdi e sociali per tutti. Si può utilizzare adesso l'urbanistica tattica, ovvero la modalità di ripensare le strade, le nostre piazze, i nostri spazi anche abbandonati, gli stalled spaces, no? Tutti gli spazi abbandonati della grande città che vengono ripensati e riutilizzati, certo, a favore del residente e poi naturalmente a cascata anche del viaggio turista, piuttosto che solo per auto private e consumismo turbo. Cioè si può avere equilibrio, noi lo possiamo fare. La crisi climatica ovviamente si combatte in città, ma anche quella della qualità della vita è e del sociale. Ecco, Pier Giorgio Olivetti, poi c'è un problema forse anche culturale, nel senso che è bellissima l'area pedonale, poi magari però tanti italiani arrivano con l'auto e dicono cavolo, però da qui non posso passare, e si arrabbiano. Forse c'è da lavorare anche in questo senso.
vero, però dobbiamo anche noi italiani ragionare e rientrare in noi stessi, cioè è un po' ridicola la guerra tra automobilisti, tra ciclisti, pedoni, siamo tutti sempre noi, siamo gli stessi cittadini della città o del paese in questo caso. E dobbiamo organizzarci, dobbiamo co-decidere che cosa vogliamo. A Barcellona stiamo facendo, per esempio, no, lo sapete, questi blocchi di condomini interni alla città, tutti resi con pedonalizzazioni selettive, resi orti, giardini, fuori le auto, dentro la qualità della vita, i cittadini, la vita. Le strade scolastiche, no? Pensiamo anche a Roma, a Milano, ovunque ci sono esempi di strade scolastiche per temporaneamente bloccare l'accesso dentro le strade che hanno un passaggio di bambini, scuola. Di ragazzi, esatto. certo. Ma qualche esempio virtuoso anche in Italia, senza arrivare a Barcellona, ce l'abbiamo? Sì, adesso noi come Metropolis stiamo partendo con il Municipio 1 e il rione Esquilino. L'Esquilino è un rione di Roma molto importante attorno a Stazione Termini, con qualche criticità e moltissime opportunità, una grande voglia di aumentare la qualità della vita, tra l'altro in modo multitasking, ma anche con tante etnie presenti e l'associazionismo molto protagonista. Noi vediamo al centro i cittadini devono co-decidere, e questo l'anello vincente e il punto fondamentale della nostra proposta. Poi devo dire, gli esempi non mancano, nelle piccole e medie città ne abbiamo finché vogliamo. Non so, Pollica, Acciaroli che rimette pubblico il porto, la mensa di Bra in Piemonte che fornisce 2000 pasti ma con le cuoche e i cuochi senza catering, il mercato, che ne so, di Greve in Chianti, se andate in giro nelle Alpi, piccoli villaggi come Usseglio che hanno creato la neoresidenzialità, l'autostrada per le api, che ne so. Insomma, l'autostrada per le api. Beh, bella, ci è piaciuta questa. Dove si trova? Questa mi piace. Dove si trova? Voglio andare. Usseglio nelle valli di Lanzo a 1200 metri, è un comune che va dai 1200 ai 3007, cioè immaginatevi. Beh, no, bisogna visitarla certo. Assolutamente. Allora, quindi ci sono già degli esempi virtuosi anche nel nostro paese, anche in Italia, però questi potrebbero essere le caratteristiche della città del futuro, sempre facendo leva sul fatto che noi tra 20 anni non ci ritroviamo tutti a vivere nel metaverso, segretario, ma nelle nostre città che resteranno. Spero di no. Grazie Pier Giorgio Olivetti, segretario generale di Città Slow, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi.